Eccola. Unlock your full potential at Crack Addicts. Oggi siamo in compagnia di Giulia, è una master della pista, vi lascio il suo link in descrizione così se volete contattarla la chiamate tranquillamente. E qua per un check-up generale prima di ripartire in palestra a settembre, ovvero a giorni, e vediamo un attimino cosa troviamo e eliminiamo tutte le disfunzioni. Girati verso la finestra, braccia rilassate lungo i fianchi, dolori particolari ne hai? Con le spalle. Con le spalle. Destra e sinistra, tutti i due lati? Sì. C'è uno che prevale o entrambi nello stesso identico punto e stessa intensità di dolore? Sì, molto simile. Male qui? Sì. Male qui? Un po' di meno. Un po' di meno. Braccia in questa posizione. Io spingo in giù, okay. Tu tieni. Forza uguale, eh? Piega il collo in avanti, vai giù, toccati le punte dei piedi, torna su, qua è male? No, non si vede. Qua è male? No. Ok, anche di qua? Sì. Mettiti seduta al centro del ripio. Da quanto è passato? Qualche settimana. Da quanto non t'alleni? Un mese. Ok. Dove ho di testa? Davanti, sopra? Mezzo emicrania e mezzo che prende tutto, perché okay. Si sposta. Anche questo da un mesetto prima? Da periodi. Mm-hmm. Piega il collo in avanti, piegati in avanti. Torna su. Giù, su, dolori alle gambe? Mi sento pesanti. Mm-hmm. Ok, allora, viene pancia in su, controlliamo l'addome. Male? Destra no, sinistra sì. Anche questo è un mesettino? No. Ok. Adesso che mi tocchi. Ok. Inspira, fuori, inspira, fuori, inspira, fuori, inspira,
Dolore? No. Dolore? Ok, vieni a faccia in giù. Tiro su. Oh, mamma mia. Ti sente, eh? Male? No. Fastidio? Non lo sento. Ok, dov'è? Al glute. Ok. Spingi verso l'alto, le gambe, brava. Ok. Pancia in su. Da quant'è non ti fai scricchiolare? Un po'. Sì, eh? Si sente. Allora, gira sul fianco. Un po' più vicino, stop, due, provata la testa di là, brava, muove, dentro l'aria, fuori. Ok, ora super morbida. Mani così, dietro la testa, molle, molle, dentro l'aria, fuori, ok, un po' più al centro e un po' più in alto, verso il muro. Se compriamo questo punto è male? No, fa fastidio, sì. Ok, qui. Fastidio, eh? Sì. Vieni qua. Braccia. Super morbida. Sulla testa. Inspira. Fuori l'aria. Dentro l'aria. Fuori. Wow. Vieni un po' più a sinistra. Vieni un po' più su. Ok. Qui no? No.
studio a sinistra per fumare. Stai morbidissimo. Mano, mano, bravo. Mano. Dentro l'aria. Fuori. Dentro. Fuori. Dentro. Fuori. Dentro? Ok. Inspira. Fuori l'aria. Ok, bravissimo. E ci siamo quasi, resisti, eh? Qua ti fa male? Sì. Più questo punto o più questo punto? Sotto. Ok, allora mettiti sul fianco destro. Vieni vicino. Un braccio qui. Andiamo così. Ho già scrocchiato. Dentro l'aria. Fuori l'aria. Eccola. Sei conciata. La massaggiatrice non può stare così, eh. Non ho messo sul tratto. Anzi, fateci sapere se anche voi volete un bel massaggio da Giulia, che vi ci mette in contatto. Qui. Mi fastidia. Ok, meno prima. Sì, molto. Allora, se comprimo questo punto, mi fa male? Sì, tanto. Solo sul punto o va verso... Ok. Qui. Rimane localizzato? Sì, solo su. Quindi questo va sull'occhio, questo rimane più sul punto in cui schiaccio. Sì. Questo si chiama trigger point. Dobbiamo andare a eliminarlo, sennò il mal di testa ti rimane. Stai serrando di notte, schiacci molto. Non mi accorgo, però probabilmente. Mettiti seduta. Mi fai un bel respirone. Fuori l'aria. Ancora. Meglio. Fuori. Molto meglio. Adesso devi dare un po' il tempo al tuo corpo di ripristinarsi, eh? Una settimana piena se non ci vuole. Poi dai. La nuova cosa è mal di testa, ci vuole un po' di più. Perché sei veramente, veramente bloccata, però lo sentivi che... Sì, perché mi prendo anche gli occhi, mm-hmm. Di testa. E quello è la colpa del trigger point. Allora, mani sulle spalle. Spingi in alto la coscia. Spingi in alto questa. Spingi in fuori la gamba e anche questa. No. Giù le braccia. Mani qui. Mani qui. Sì. Zero. Quindi più questo. Sì. Se schiaccio questo punto, questo scende uguale.
Non lo so. Non lo sento più. Un bel spirone, vai. Fuori. Un bel spirone. Fuori. Un bel spirone. E fuori. Fai una camminata. Vediamo un po' se hai fastidi. Beh, se magari ti girano un po' la testa. Sì, prima sì. Dori? No. Ok, fammi un'altra passerella. Stop, braccia dritte. Spingi verso l'alto. Spingi verso il basso. Spingi verso il fuori. Spingi verso il dentro. Ok, buono. Dai, datti una settimana di tempo, vedrai che torni. No. Va bene. Girati verso la finestra. Vieni un po' più avanti. Ok, ti sposto i capelli, Bravissimo. Allora, piega il collo in avanti, piegati in avanti. Giù, 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 scendi, 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 torna su. Vieni seduta al centro del lettino. Mani dietro il collo. Brava. Piega il collo in avanti e vai giù con la schiena. Torna su, giù le braccia, ancora, giù, su, e l'ultima volta, giù, e su. Gira il collo a destra, dimmi cosa vedi di me, mano, mano, gomito, mano, gomito, spalla. Mano, gomito. Ok, gira a sinistra. Dimmi cosa vedi di me. Mano, gomito, spalla. Ok, qua dobbiamo correggere un po' di tensione. Formicolio alle mani non ce l'hai? No. Mal di testa nell'ultimo periodo? No. Ok. Allora, vieni a pancia in giù. Un po' più avanti, perfetto. Braccia comode dietro. Se ti faccio male dimmelo, Dolore? No. Dolore? No. Dolore? No. Perfetto. Dolore? No. Dolore? No. Dolore? Ok.
dimmi se è male qui. No. Qui? No. Qui? Sì. Ok. Qui? Sì. Più qui? O più di qua. Più di qua. Mm-hmm. Se comprimo questo punto, qui diminuisce o uguale? Diminuisce. Ok, se comprimo questo punto, qui diminuisce o uguale? Mi fa male qua. Ok, questo sparisce o diminuisce rispetto a prima? Non c'è, non c'è. Ok. Fuori? Inspira. Fuori. Lo so. Qui? Meglio? Sì. Ok, dopo lo lavoriamo bene allora. Allora, vedete un attimino il collo come è messo. Male in questo punto? No. In questo punto? Sì. Se ti inclino e ti ruoto, qua diminuisce rispetto a prima o uguale? Uguale. Se ti inclino e ti ruoto, diminuisce rispetto a prima o uguale? Uguale. Ok. Qua hai dolore? No. Ok, cominciamo a togliere un po' di disfunzioni. Allora, braccio. Braccio così, dentro l'aria, fuori, dentro l'aria, fuori. Ok, gira sul fianco sinistro. Ok, un braccio qui. Gomito, gomito, lascia bello morbido, dentro l'aria, fuori. Gira bene, gira, brava. Gomito. Lascia cadere la gamba. Inspira, fuori. Ok. Morbido, morbido. Ok, vieni più su. Qui hai dolore? Pochissimo. Ok, qui? No. Morbida, morbida. Morbida, morbida. Bravissima. Inspira. Fuori, dentro, fuori, dentro, ok. Metti questa mano dietro al collo. Vieni un pochettino più qua. Dentro l'aria, fuori, ok, giù. Piega la gamba. Giù. Seduta. Gambe di là. Gira a destra il collo, dimmi se vedi anche la spalla. Sì. Perfetto. Torna al centro, fai un bel respirone. Fuori. Ok. Appoggiati a me. Morbidissimo.
Inspira e fuori l'aria. Inspira e fuori l'aria. Ok. Metti le mani dietro la testa, piega il collo in avanti e piegati in avanti. Torna su. Super. Ok, ti ho fatto tutto lo scarico. Avevi qualcosina, ma niente di che. Sei un po' infiammata sopra, metti un po' di gel freddo, così ti passa l'infiammazione. Direi che ci siamo. Ok, allora in realtà da un po' di settimane ho un dolore alla spalla che si è radiato poi fino alla mano e a questo livello, e quindi mi rimane soprattutto quando scrivo o in alcuni momenti della giornata. Quindi solo spalla e mano. È un dolore puntiforme, traffizzivo o è un dolore un po' più ampio? No, 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 un dolore puntiforme anche alla mano. Ok, mettiti seduta che guardiamo subito. Dritto, spingi verso l'alto, dolore? No. Spingi verso l'alto, dolore? No. Con la tua mano spingi verso la tua spalla, dolore? Un pochino. Un pochino, dove? Sì, sempre qua. Ok, quindi così si ricorda un pochettino, pare infiammato. Quindi sono in testa di osteopatia e sei laureata in scienze motorie, sì. Giusto? Magistrale. Magistrale. Quest'anno. Ok. Sì. Soddisfazioni, eh? Sì, decisamente. Hai male solo alla spalla o hai male anche al collo? No, tendenzialmente solo alla spalla. Solo alla spalla? Sì. C'è un movimento che riesci a farmi che ti richiama questo dolore? Allora, a volte quando proprio sforzo un pochettino anche in rotazione la spalla, okay. Se faccio così sento più, sì. E se ti metto in questa posizione con il collo e ti faccio rifare il movimento? Aumenta, diminuisce o vale il dolore? E se invece ti faccio inclinare e ruotare da questo lato, prova a muovere? Peggiora o uguale? No, però sento proprio difficoltà a svolgere il movimento. Ok. Quindi la parte infiammatoria la gestisci con il freddo. Metti o il ghiaccio, fai 6 minuti di ghiaccio 10 senza, ripetuto per 3 volte. Oppure metti, sai, i classici gel, effetto ghiaccio, effetto freddo, risparmi sul deltoide. Però togliamo tutte le interferenze, almeno... No, non sento nessun blocco anche a livello del trapezio o nulla. Ok. Piega il collo in avanti, piegati in avanti. Torna su. Giù. Su. Ok. Allora, vieni a pancia in alto. Ci vediamo un attimino l'addome. Qua hai dolore? No. Qua hai dolore? No. Qua hai dolore? No. Qua hai dolore? Sei sposto in questa direzione? Senti tirare? No, nessuno. Sei sposto di qui? No, particolare nessuno. Morbidissima, piega, dimmi se il dolore lo senti tirare. No. Piega. No, perché mi sento un pochettino più legata da questa parte. Ok, però... sempre qua sotto? Sì. Ok. Vieni un po' più su, verso di me. Qua un po' di fastidio ce l'hai. Sì, che aumenta un pochettino più in alto. Ok. E se ti faccio aprire la bocca? Qua aumenta, rimane uguale o diminuisce? Forse aumenta ma leggermente. Ok. Proprio poco. Prova a shiftarmi verso sinistra la mandibola. Brava. Tengo io. Diminuisce? Cioè sento che comunque lì che c'è qualcosa che non va. Ok. Sì, lo sento comunque abbastanza presente. Va bene. Bella attesa sul temporale. Serve di notte? No. Eccola qua, sto correggiamo questa
struttura, bella morbida, brava. Si è abituata ormai, no? Metti questa mano dietro al collo, morbidissima, inspira, fuori. Le sarà secondo me almeno un mesetto. Botte non hai preso, traumi, niente? No, no. Ti alleni? Sì. Cosa fai? Atletica leggera. Specialità? Salti e velocità. Quindi riusciti ad allenarti, a fare scienze motorie magistrali e osteopatia tutti insieme. E lavorare un po'. E lavorare. Un piccolo genio. No, però, questione di organizzazione poi... Sì, eh? Non volevo rinunciare a nulla. Brava. Fai un bel respirone. Fuori. Fuori. Inspira. Fuori. Inspira. Gira sul fianco verso di me. Uno, due, braccio a me, gomito gomito, gira il collo di qua, brava, e lascia cadere le braccia. Fianco destro. Uno. Inspira, fuori. Pochettino di yoga ogni tanto. Allora, mettiti seduta con sedere qui e gambe di là, come se fosse cavallo. Un po' più indietro, ok. Mani dietro la testa. Chiudi i gomiti, piega un po' avanti, piega, 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 stop. Morbidissima. Morbidissima. Bisogna versare male. Pensavo peggio. Ho tutta questa parte alta che ti dà fastidio. Torna con le gambe di là. Mano sul fianco, quando lo dico io, un bel colpo verso l'indietro con il gomito. Ok. Vai. Bravo. Prova a muovere la spalla. No, adesso riesco più, cioè mi sembra di riuscire a fare il movimento un po' più ampio. Sì, 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 sì. Prima lo sentivo più ristretto nella qualità. Che io ricordi no, cioè ho preso un trauma ma all'altra spalla che non mi ha mai fatto male. Ok. Cioè, classico. Trauma, ho sbattuto contro uno spigolo, quindi non è proprio un trauma importante. Però... Ok, ti ho dato tutto. L'unica cosa che, vabbè, tu saprai molto bene, non posso eliminare l'infiammazione, quella l'ha avuta fuori il corpo da sola, quindi non avendo più interferenze... Il tuo corpo funziona meglio, l'infiammazione può andare fuori. Però se tu mi metti un po' di freddo, aiuti un attimino a gestirla. Grazie. Non sento male, però sento come se fosse un pochettino contratto. Ok. Un filo. Mi fai un bel respirone. Fuori. Ancora. Fuori. Fuori. Ok.
Bene. Allora, braccio dritto, spingi verso l'alto, sei bella forte, eh? Spingi verso l'alto, piega, con la mano vai verso la spalla, dolore? No. Ok, questo mi metterà un po' di dolore, però il freddo lo metterei lo stesso, così. Benissimo. Ok, niente, fai un po' di stretching, cerca di stare a riposo nei prossimi 2 giorni da oggi che ti ho Vabbè, sì, trattato certo. e basta, perché a livello biomeccanico era tutta la parte alta che è in disfunzione. Il resto devo dire Allora con un po' di che freddo, sì, poi. quello per quanto riguarda l'infiammazione andrei ad aiutare un po' il braccio. Capo breve, capo lungo, metti su un po' di... Se hai tempo, ghiaccio, perché mi fai 6 minuti di Sì, va resistenza bene. per 3 volte e vediamo un attimino Va come benissimo, è. Bene. speriamo.